Dal Piemonte abbiamo un'organizzatrice ed è che ci ha raggiunti da Torino. Accogliamola con un calorosissimo applauso, Lauretta De Feudis, organizzatrice del Miss Trans Piemonte. Ok, ok, allora devo fare un saluto, dai, un saluto. Certo, buonasera a tutti, buonasera Francavilla, sono felice di essere qua con la mia amica Jo. Io sono organizzatrice del Piemonte, Miss Trans Piemonte Val d'Aosta. Vi voglio fare un caloroso applauso alla giuria, a tutti voi di Francavilla. Buonasera a tutti. Grande. Andiamo avanti. E abbiamo l'organizzatrice del Miss Trans Lazio, la nostra gratitissima ospite, Gisella Gauscia. Applausi per Gisella. Vai. Facciamo un saluto al pubblico di Francavilla. Buonasera a tutti, mi chiamo Gisella Gauscia, abito a Roma e ho il privilegio di partecipare a questa famiglia di Miss Trans Italia, dove organizzo il Stay a Discoteca Alibi, la mia prima edizione di Miss Trans Lazio. Invito tutte le ragazze con una bella serata anche per ballare e divertirsi. Grazie. Grazie a te, applausi. Passiamo adesso a Jacqueline, organizzatrice del Miss Trans Bellezza Nera. E lei, Jacqueline! La panterona nera! Caroline! Vieni. Facciamo un saluto al pubblico di Francavilla al mare, prego. Ciao a tutti, io sono Jacqueline Bonghi Bonghi e sono l'organizzatrice del concorso Miss Bellezza Nera che ho fatto l'anno scorso, 2016, no? E quest'anno la mia miss non ha potuto venire per un problema, ma si chiama Yara Silva, una bellissima nera brasiliana. Ma prossimo anno, in gennaio, comincia la iscrizione per un nuovo concorso Miss Bellezza Nera, che è sempre realizzato a Roma. Allora, invito a tutti a stare in questo bellissimo spettacolo che succede sempre a Roma. Grazie a tutti e al popolo di Francavilla Mare. Grazie. Brava. Andiamo avanti. Passo adesso a presentarvi la nostra Barbara Caracciolo di Villalto, di Villalta, responsabile per la Sicilia dell'Associazione Diritti e Libertà, la nostra amica Barbara. Prego. Buonasera a tutti, io sono Barbara Kendall Caracciolo di Villalta, vengo dalla Sicilia, da Lentini, chi non conosce la Sicilia. E un saluto a tutti voi e anche alla Joe Sensation. Grazie Barbara. Grazie di essere qui. Andiamo avanti. Vorrei adesso anche l'altra amica, ne sono ancora due. Sì. Abbiamo da Perugia Caroline, la organizzatrice del Miss Trans Universo. Prego. Applausi, buonasera a tutti, grazie per l'invito, la festa sta bellissima, grazie. I tuoi prossimi impegni lavorativi? Allora, la seconda settimana di dicembre è un Miss Trans Universo a Milano. Okay. Grazie mille. Andiamo avanti? Sì, abbiamo da Torre del Lago, ci ha raggiunti Micarla Johnson, che è organizzatrice del Miss Trans Estate. Micarla, prego! Eccola la nostra amica Micarla. Prego. Ecco Micarla che ha un suo prossimo impegno a Viareggio, a Torre del Lago. Sì, a due, buonasera a tutti, mi chiamo Micarla Johnson, sono organizzatrice di Miss Trans Italia Estate da 10 anni, che si svolgerà quest'anno 2 di settembre a Torre del Lago Puccini, provincia di Viareggio.
invito tutti quanti a venire lì a vedere questi magnifici spettacoli. Grazie, grazie Carla di essere qui questa sera. Ok, ok, ok. Ecco le nostre. C'è ancora un'altra, eh? La prima. Ah, ecco. La nostra Tamara, sì, eh. La nostra ragazza che questa sera lascerà il titolo del Miss Trans Abruzzo per Sud America. Tamara Carpetine. Facciamo un applauso a Tamara. Accogliamola con un calorosissimo applauso. Un po' di musica, grazie. Tamara, sapete qual è? Ormai si vede che è proprio della passerella. Ha detto vicino a me, io senza musica non entro. Gesù, giustamente. Tamara, prego. No, giusto. Allora, cosa questa, tu lascerai lo scettro, eh? Sì, giusto. Lascerei il mio posto e un bocca al lupo a tutti quanti le partecipanti, perché tutte le partecipanti sono belle, che vince la meglio. Tu da dove vieni? Da Napoli. Da Napoli? Sì. Ci napoletano? No, no, sono brasiliano. Ah, dicevi? Sì. Che mi sembra proprio a Napoli. Ah, ok, abita a Napoli, no, non sei lì. Ok, ok. Facciamo di nuovo un grande... Tamara Carpetini, Miss Trans Abruzzo Sud America 2016.